indubbiamente la commistione fra banche e il narcotraffico è sempre stata molto forte. Però la California penso che ci sia proprio campata su questo qui, perché il Messico in avanti non ha mai cessato questo flusso immenso di capitali che vengono. D'altronde, se uno fa questo mestiere e prende, diciamo, 20 milioni l'anno di cose, lo va a investire in un paese sudamericano dove non sei sicuro? No, lo investi sempre in un paese di sviluppo come l'Europa e gli Stati Uniti. Prima è stata la Florida che si è sviluppato quel flusso di denaro della cocaina, con tutti i grandi, perché la porta del Sud America è sempre stata la Florida. Ci deve essere sempre una connivenza fra gruppi bancari molto forti, paradisi fiscali che possono assorbire questa quantità immensa di soldi per rimetterla nel circuito. Certo, nessuno ha interesse di toglierli veramente, farà sempre casino, però nessuno ha interesse di toglierli. Tu a quei tempi depositavi tranquillamente milioni e milioni di dollari e loro, pagando il 10%, te li rimettevano in circolo, capisci? Cioè, il denaro viene fuori dall'America e ritorna in America, è un ciclo costante. La povertà rimane sempre nei processi di produzione. Chi beneficia dei soldi del narcotraffico sarà sempre il mondo occidentale.